Parliamo di Jenny Talento, che è il mio personaggio. Stanno sparando sulla nostra canzone. Jenny Talento è una donna complessa, perché parte in un modo ma arriva in tutt'altro. Una donna che subisce un grande cambiamento operato dall'esterno, dai due personaggi che le girano intorno, che sono Nino Miseria, questo assurdo innamorato molto più giovane di lei, e da Michi Melandrino, che è una figura simbolica nello spettacolo, ma non solo, perché è un gangster che simboleggia tante altre cose. E lei è innamorata però di questo Nino, e quindi prima lo tiene alla larga, come spesso cerchiamo di fare, e poi lei ci casca, porca miseria, si innamora e questo scatena, poi insomma, da un granellino poi parte una valanga di passione, di emotività, di furia, di qualsiasi cosa. Io sono Christian Ruiz e in Stanno sparando sulla nostra canzone interpreto il ruolo di Michi Melandrino Jr., che è un personaggio assolutamente sui generis ed è un po' metaforico, è la rappresentazione di quello che sono, di quello che erano gli amori, i rapporti d'amore nel 1920 del secolo scorso, appunto, e quello che è l'amore adesso negli anni 20 del 2000. Come una sorta di narratore porto gli spettatori dentro questa storia d'amore tra Nino Miseria e Jenny Talento, che poi avrà delle evoluzioni assolutamente a sorpresa. Lo spettacolo è uno spettacolo che è assolutamente pieno di musica, è pregno di storie in realtà noi recitiamo molto, però ci sono anche delle canzoni famosissime, delle canzoni che tutti conosceranno, da Kiss a Sex Bomb, My Sharona, Certe Notti, Fly Me to the Moon, quindi abbiamo davvero una serie di canzoni che vanno a coprire tutto lo spettro della musica mondiale. Io sono Brian Boccuni e in questo spettacolo interpreto Nino Miseria. È già il cognome, insomma, è tutto un dire. È un personaggio abbastanza, come dice il nostro amico Michi Melandrino, egocentrico e solitario. È questo giocatore d'azzardo che alla nostra Jenny Talento, Veronica Pivetti, gliene combina un po' di ogni, ecco. Vivono insieme questa tormentata storia d'amore, io sono un po' più giovane di lei, quindi insomma tutta l'inesperienza la faccio venire fuori e purtroppo ne paga le conseguenze lei, che è la donna più matura, più consapevole per quanto riguarda l'amore, ma poi insomma ognuno poi vivrà la propria rivincita e non vi dico altro. Detto questo, oggi siamo qui a Pontebba, che è questo paese stupendo, che tra l'altro è il paese del nostro produttore Walter Mramor, Artisti Associati, quindi è un po' giocare in casa, siamo molto emozionati perché insomma dobbiamo dare valore ancora di più a questa replica. Abbiamo fatto anche l'allestimento a Cormons, quindi insomma devo dire che il Friuli ci ha accolto veramente con tanto calore nonostante le temperature esterne, e tra l'allestimento a Cormons, poi siamo stati Udine, Pontebba oggi, ieri Lestizia, un grande calore, poi andremo a Zoppola, Artegna, insomma è veramente veramente bello essere qui in Friuli e poter fare questo spettacolo qui. Questa collaborazione con Artisti Associati è ormai posso dire quasi di vecchia data, perché abbiamo fatto un altro spettacolo prima di questo che era Victor und Victoria, spettacolone. E poi abbiamo affrontato questo rischio, chiamiamolo così, anche se poi ci ha talmente ripagato e ci sta talmente ripagando che se i rischi fossero tutti così. In realtà questo è uno spettacolo assolutamente originale, è un misto di prosa, canzoni, è uno spettacolo dove ci sono moltissime canzoni popolarissime, famosissime, riarrangiate in maniera estremamente nuova dal maestro Sandro Nidi. Insomma, la collaborazione con Artisti Associati di Walter Mramor è molto buona, molto funziona, insomma, ci capiamo, ecco, ci piacciono probabilmente le stesse cose. E poi il Friuli è un bel posto. Se volete una notizia, vi darò una notizia, il Friuli è un bel posto. E quindi ci piace fare un bel giro, abbiamo fatto anche con l'altro spettacolo, un gran giro del Friuli, alcuni posti li avevamo già visti, ci stiamo tornando, altri invece sono nuovi, per cui sto scoprendo anche quello che del Friuli non conoscevo. Ed è bello e ci stiamo molto bene. Thank you.